Cosa aveva il G8? Nel senso, perché quella manifestazione per fare un atto così violento? Non so rispondere esattamente a questa domanda, le posso dire la mia opinione. Poi sembra tutto costruito a trappola. Uno dei motivi delle grandi misure di sicurezza che sono state prese a Genova era totalmente surreale, cioè dagli attacchi in deltaplano dei No Global presunti dalla polizia all'altro dei palloncini col sangue infetto. Nel senso, questa roba ormai è verbalizzata, sì, e sì, questa roba veniva detto. Era la fantascienza. C'era anche un attacco coi virus. L'attacco alieno. È sempre più chiaro che ci hanno messo tutto, dallo scegliere una città particolare. Il governo comunque era un governo di tipo, alla fine, repressivo. Di destra. Io volevo aggiungere una cosa: il perché Genova è perché c'era stato Seattle, c'era stato comunque c'erano stati due o tre altri grossi di No Global, ma Genova c'era tantissima aspettativa perché c'era il G8 ed era il primo G8 dopo questi grandi incontri contro la globalizzazione. Anzi, 6 mesi prima c'erano state manifestazioni a Napoli e la polizia aveva fatto le prove per Genova, nel senso che ha testato tutti, non si sono viste in televisione e il governo era ancora quello dei DS, per cui era un governo di sinistra. E queste cose noi le abbiamo scoperte per racconto verbale, nel senso che in televisione, sui giornali, tutto questo è stato completamente cancellato e non raccontato. Il G8, secondo me, appunto, aveva questa grande aspettativa. C'è anche da dire che i media, naturalmente pilotati da Berlusconi e company, avevano fatto tantissimo per proprio scatenare questa voglia di violenza. Mi ricordo, per esempio, 2 o 3 giorni prima che arrivavano questi pacchi esplosivi, in realtà erano tutti escamotage che la polizia usava già dagli anni 70 proprio per definirci dei delinquenti e anche per giustificare il fatto che poi ci avrebbero pestato. Questa è un'occasione in cui fare la cosa che mi sono sempre impegnato mentalmente a fare, cioè dire un nome, Giacomo Toccafondi. Era un medico della polizia cosiddetta penitenziaria, un medico che operò a Bolzaneto, luogo un lager vero e proprio. Come è stato riconosciuto, e badate, dal punto di vista giudiziario, sia il lager di Bolzaneto, sia la piazza delle Tre Culture ristretta, detta Diaz, sono stati riconosciuti come luoghi nei quali la Costituzione era stata ampiamente sospesa e nei quali sono avvenuti veri e propri orrori a danno di ragazzini e ragazzine. Toccafondi, il medico che visita con gli anfibi, i pantaloni in mimetica, che strappa le ragazze, i piercing, deridendo. Allora, perché Giacomo Toccafondi era certamente molto in basso nella gerarchia diciamo delle persone, forse molto in alto nella gerarchia degli animali feroci, però comunque non era né l'unico né il peggiore. Io ho detto: bene, voglio prendere questa occasione per dirlo questo nome, ma il nome di De Gennaro, il nome del capo della polizia dell'Italia democratica, del centro-sinistra, non so, è un altro nome che potremmo fare. Sono personaggi abominevoli, parecchi dei quali oggi sono a capo delle forze di polizia della nostra Repubblica, della Repubblica Democratica. In realtà, purtroppo, Toccafondi già me l'ero studiato in un libro che si chiama Quando hanno aperto la cella, che ha scritto Manconi insieme a Valentina Calderone, che è un libro che parla dei morti in carcere, che è un libro che nessuno vorrebbe leggere. Toccafondi c'ha una storia di medico carcerario in confronto a cui la Diaz è praticamente Alice nel Paese delle Meraviglie. Toccafondi viene da dei casi di suicidi casuali in carcere in cui lui era il medico e di cui ha attestato il decesso come suicidio casuale. Quindi io a un certo punto questa roba qui l'ho incanalata tutta in un unico scoppio di rabbia facendo una serie di disegni di cui uno è anche sul mio sito. No, era per sottolineare che i conti sono ancora largamente aperti
che dal punto di vista storico ci sono dei problemi grossi, è difficilissimo affrontarli in una sede come questa, e comunque brevemente in qualsivoglia altra sede, che è le manifestazioni contro il G8 del 2001 siano uno spartiacque dal punto di vista della storia dei movimenti, è probabilmente vero, ma non solo e non tanto per l'inaccettabilità della repressione, e sono divinenti quelle giornate perché segnano l'esaurirsi di una formula, quella dei movimenti no global, e l'aprirsi di un'altra fase che in realtà anche oggi non ha definito una propria identità, che è comunque, se, in ogni caso, laddove fosse riconosciuta, diversa. E diversa in cosa? Se mi consentite una metafora, direi che i movimenti no global a livello internazionale erano il processo di costituzione di un'internazionale comunista, guardate, metafora, una internazionale dei movimenti prima di costruire in modo adeguato movimenti che localmente rispetto alla quotidianità della vita delle persone fossero sufficientemente capaci e incidenti. I movimenti no global riconoscono perfettamente nei processi in atto del capitalismo globale delle cause di impoverimento di tantissimi, in particolare in primo luogo i giovani, i lavoratori, di perdita dei diritti, di sfruttamento bieco e brutale di aree enormi del pianeta. Però, come dire, non hanno ancora trovato radici, elementi che sostanziano a livello locale, a partire dalla materialità delle condizioni di ciascuno. Allora, il dirimente in questo senso, si chiude una fase e se ne apre un'altra che però non si è ancora definita dal punto di vista dell'identità. Quella fase viene chiusa perché comunque fa paura. Fa paura ai poteri costituiti, fa paura proprio, come dire, agli uomini del G8 che sono là riuniti dietro le transenne, dietro nella zona rossa, insomma. E si decide per la prima volta, in effetti, in quella forma, di dispiegare una forza di repressione che riflette un altro processo drammatico che noi abbiamo di fronte ancora, che è quello della crisi della democrazia. Della crisi della democrazia parlamentare. Adesso questa mia rabbia è legata al fatto che veramente il problema del G8 è spesso mal posto, posto approssimativamente. Eppure fu, credo di poterlo dire, visto che mi occupo di cinema, la manifestazione più ripresa, e più ripresa da gente in gamba e coraggiosa di sempre. Mai una vicenda fu ripresa così tanto, e mai su una vicenda come quella, simile a quella, una manifestazione, si sono prodotti tanti film, anche onesti, anche coraggiosi, di grandi registi, Monicelli o Comencini, fino a coraggiosi video reporter, però è irrisolto perché siamo ancora in una situazione processualmente non consolidata, ha però una forza, secondo me, discriminante, perché segna la conclusione di una prima fase, diciamo, del movimento di rifiuto del mondo che ci stiamo costruendo, senza riuscire a incrementare, a fecondare una seconda fase. Noi ci siamo dentro, ci stiamo dentro criticamente, cerchiamo di capire, cerchiamo di costruire, ma il valga per la fine della democrazia, oggi è una cosa che si dice. Draghi è una come dire, espressione di una concezione post-democratica, post-parlamentare della gestione della cosa pubblica. Diciamo che questa fase di passaggio è irrisolto, perciò è difficile parlare, certamente è un momento discriminante. Il sintomo più grave è che certi personaggi vadano tranquillamente in pensione prendendo i nipotini per mano,
quando hanno strappato il piercing a ragazzine che hanno l'età dei loro nipotini, insomma. E qui la verità processuale c'è, eh? Quello che manca, ovviamente, è una sintesi più complessiva. Però sappi che io su quello che tu hai detto ho studiato tanto e non ho trovato alcuna soluzione, ma non per questo sono totalmente indignato e basta, io sono... Ma tutto sommato credo che le nuove generazioni possano documentarsi con tutta una serie di fonti neutre e ormai non discutibili e trarre delle conclusioni che a noi sono mancate per shock termico da mazzate viste e subite. Quindi probabilmente una speranza c'è. No, io non credo che occorra limitarsi a tornare all'indignazione. Anche se indignarsi conviene ed è indice di sanità mentale e culturale, ma l'indignazione non basta. Noi perseguiamo il compito per quanto possiamo, ciascuno con i propri strumenti, per ridare alla dimensione sociale e alle sue contraddizioni e soprattutto coloro che stanno pagando questa dimensione sociale in termini pesantissimi, materiali ma anche morali, è il tempo della tristezza, questo è il tempo della solitudine, è il tempo dell'incertezza, per dare a questi aspetti del nostro mondo circostante dei nomi, perché questo è il nostro strumento di lavoro, insomma, che permettano dei ragionamenti, permettano l'innesco di processi di nuova aggregazione senza nessun impianto per le passate, perché quelle ormai sono passate, per quanto si siano a un tempo magari amate anche profondamente, ma... però sono contento che così, un gruppo di giovani un po' meno giovani ma comunque abbiano voglia di misurarsi e confrontarsi.